la rabbia, l'indignazione, l'esacerbazione del dolore che questo paese sta provando, ma non credo che insinuare che dentro una parte grossa del Parlamento possano esserci persone poco oneste, perché ci sono anche, e invece soltanto in un settore siamo tutti onesti, sia profondamente sbagliato. Per favore, proprio perché questo Parlamento secondo me potrebbe riservarci delle sorprese, potrebbe essere probabilmente più creativo, potrebbe probabilmente approvare provvedimenti che questo Paese aspetta da molto tempo, proprio per le sue caratteristiche, io penso che sia molto importante che cominciamo col rispetto reciproco, che vale per tutti. Tutti qui, molti di noi sono qui da 3 settimane e penso che debbano essere considerati onesti fino a prova contraria. Grazie. Grazie. Allora, alcuni hanno richiesto la parola, ma avendo già parlato io direi di non fare degli scambi a due, e adesso darei la parola a Sibilia. Allora, Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola. Non voglio essere ripetitivo, vorrei semplicemente fare una considerazione in merito a ciò che è appena stato detto in quest'aula. Al Movimento 5 Stelle sono molto cari i fatti. Noi nel nostro intervento di poc'anzi abbiamo detto chiaramente che ci sono 49 persone tra indagate e condannate. Questo significa avere dei fatti, portare delle prove. Tutti i nostri candidati, tutti, presentano la fedina penale pulita. Questi sono fatti. Quindi, come noi abbiamo già detto, sicuramente ci saranno persone oneste in tutti i gruppi parlamentari, però invitiamo a certificare la loro onestà tutti i partiti politici e tutti i movimenti che si presenteranno alle elezioni. Grazie. Allora, come ho detto, io vi prego, adesso abbiamo già questo tema, l'abbiamo approfondito, non darei la parola a chi già l'ha avuta prima e la passerei alla Morani, che è sullo stesso tema. Morani? Sì, e poi passerei oltre. Sì, grazie Presidente, ma come dire, lo sconcerto è grande rispetto a questo ergersi a tribuni del popolo che francamente non dovrebbe appartenere a quest'aula. Un'aula composta, come è stato ricordato,